Buongiorno a tutti, oggi siamo qui per una nuova puntata del Salotto ASNU in cui intervisteremo il professore Domenico Fulgione, coordinatore del corso di studi triennale in Scienze per la Natura e l'Ambiente e il corso magistrale in Scienze Naturali. Buongiorno prof. Buongiorno a voi. Sappiamo che questo corso sta per avere delle novità al percorso formativo. Sì, delle novità importanti. Diciamo prima di tutto che siamo abituati a delle novità. I recenti anni ha cambiato forma, hai detto bene, e sta cercando sempre di più di dare una connotazione al naturalista, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista professionale. Stiamo cercando di collocare sempre meglio i ragazzi che seguono questo percorso formativo nel mondo del lavoro. Da quest'anno abbiamo pensato di sdoppiare la laurea triennale in due curricula. Quello tradizionale del naturalista, appunto impegnato nello studio della biodiversità, impegnato in lavori con enti pubblici, territoriali, aree protette o nella valutazione degli impatti sull'ambiente, da quello invece che si occupa di un aspetto del naturalista che noi riteniamo particolarmente importante nella divulgazione, nel turismo, in tutti quei campi in cui si deve raccontare la natura. E quindi c'è il curriculum in Scienze per la Natura e per l'Ambiente, il nome è lo stesso, curriculum in guide escursionistiche ambientali, con naturalmente alcuni accorgimenti, alcune variazioni, con alcuni esami diversi che sono più incentrati sugli aspetti dello spiegare la natura, appunto, ma del sapersi orientare, saper tracciare un sentiero, per esempio, in un'area naturale protetta, sapere cosa dire in un'area vulcanica. E nel creare questa novità, appunto, di questa tipologia di formazione, ci siamo particolarmente concentrati sugli aspetti locali, volutamente locali. Cosa c'è in Campania o nel meridione d'Italia dove probabilmente un naturalista può trovare una collocazione naturalistica, lavorativa? Ci sono i vulcani, ci sono le aree costiere, ci sono parchi nazionali o c'è un tipo di fauna e di flora che merita di essere raccontata. E quindi questo percorso alternativo, diciamo, al percorso tradizionale, che non perde comunque di importanza, perché il naturalista oggi è una di quelle figure di cui c'è grande necessità in tutte quante le opere, in tutti i lavori. Dicevo, questo nuovo profilo quindi creerà dei giovani impegnati appunto nel raccontare la natura e potrà completarsi in vario modo. Io penso alle scuole di specializzazione in guida escursionistica che anche noi stiamo producendo e vareremo anche noi quest'anno, oppure in delle magistrali specifiche. E a livello organizzativo, un ragazzo si troverà a iscriversi al corso di Scienze per la Natura e l'Ambiente quando prenderà questa decisione? La può prendere al secondo anno. Il corso triennale naturalmente si compone di 3 anni. Il primo anno è identico. È anche vero che il primo anno è quello delle basi. Le basi di matematica, le basi di chimica, fisica, le parti iniziali della zoologia e della botanica. Cominciamo a creare, diciamo, le fondamenta di un buon naturalista. Poi dal secondo anno in poi si inizia a notare delle variazioni che sono sia a carico degli esami cosiddetti caratterizzanti, e quindi appunto come dicevo, su più rivolti ad aspetti legati all'orientamento e al saper raccontare la natura, ma anche degli esami a scelta. Ecco, questo degli esami a scelta è un aspetto importante perché noi ci teniamo molto a dare la possibilità agli studenti di caratterizzare il loro percorso formativo e quindi con gli esami a scelta creare un percorso formativo che è più nelle loro corde. E gli esami a scelta possono essere appunto scelti sia da quelli che sono innestati nel curriculum di guide escursionistiche ambientali, ma anche quelli del curriculum tradizionale. Gli esami a scelta sono collocati in modo che possono essere seguiti da tutti e due i percorsi formativi. E con questa vasta scelta di esami a scelta, uno studente può crearsi una figura ad personam? Sì, questo è un aspetto a cui teniamo tantissimo, la personalizzazione nei limiti del percorso formativo. Uno studente di scienze naturali della triennale può individuare il tipo di naturalista che vuol diventare,
più spostato verso l'attenzione verso per esempio gli animali o le piante o un tipo di piante, verso il raccontare la natura o il fare ricerca scientifica. E questo lo si può fare attraverso l'individuazione degli esami a scelta nel secondo e nel terzo anno, ma anche con le ulteriori attività formative che sono attività professionalizzanti che sostituiscono il vecchio tirocinio e vengono a volte anche proposte dagli studenti alla commissione di coordinamento didattico e eventualmente approvate e possono essere svolte in linea col percorso che appunto lo studente ha in mente di fare e poi con l'attività di tesi. E in questo modo quindi il naturalista, cioè uno studente triennale laureato, può già immettersi nel mondo del lavoro. E quello l'obiettivo, è quello di valorizzare la triennale, il percorso 3 più 2, a volte una quinquennale mascherata. Invece noi ci teniamo che il naturalista triennale, quindi laureato in scienze per la natura e per l'ambiente, possa aspirare già a trovare delle collocazioni nel mondo del turismo, appunto della divulgazione, in quello che è l'universo delle guide escursionistiche attualmente poco regolamentato e in cui si può collocare. Noi stiamo facendo anche delle azioni a livello politico, stiamo tentando di far riconoscere questa figura a livello regionale, perché al di là di tutte le associazioni meritevoli che esistono sul territorio e che svolgono questo lavoro, il laureato triennale che ha una specializzazione in guida escursionistica ambientale, secondo me, deve avere un riconoscimento a livello istituzionale importante e per questo ci stiamo muovendo, cioè stiamo facendo in modo da creare già l'humus lavorativo che un laureato triennale può trovare. Uno studente triennale però può anche decidere di continuare il suo percorso formativo e passare alla magistrale, e anche la magistrale sta prendendo una nuova forma. Sì, sì. Anche qui abbiamo introdotto delle novità, non ci annoiamo. La magistrale di riferimento del naturalista che sceglie scienze per natura e per l'ambiente è scienze naturali, e scienze naturali dall'anno prossimo avrà due curricula: quello tradizionale appunto del naturalista come è sempre esistito, con le varianti che abbiamo introdotto relativamente a questa maggiore professionalizzazione. Io ricordo per tutti valutazioni di impatto ambientale, geomorfologia, orientamento, GIS e cartografia, e poi ci sarà il curriculum che è stato creato ad hoc che si chiama Conservazione e Global Change. È molto importante, segue una linea che si sta tracciando recentemente con il Green Deal, con il Green Job, con quello che è il movimento a livello europeo della creazione di nuovi lavori, di nuovi lavori di professionisti attenti alle variazioni ambientali, ma a livello globale. E quindi che cosa accadrà? Anche qui dal secondo anno, il primo è comune a entrambi, qui dal secondo anno lo studente che sceglie questo nuovo curriculum troverà insegnamenti che guardano i fenomeni ambientali a livello globale, quindi anche diffusione globale di patogeni, per esempio, livelli di conservazione della biodiversità a livello globale, cambiamenti climatici, tutto quello che interessa lo studio dell'ambiente relativo al pianeta Terra, oppure cicli biogeochimici, fenomeni che il naturalista nel suo patrimonio culturale non può non sapere. In particolar modo si vuole inserirsi in un contesto lavorativo europeo. E un naturalista che si laurea in questo nuovo percorso formativo, in quale professione può andare a rispecchiarsi? Beh, diciamo innanzitutto che il naturalista e chi si occupa delle scienze ambientali serve in questo periodo come serve l'acqua nel deserto. In particolare questa specializzazione di questo curriculum così particolare noi lo vediamo in quelle che sono le agenzie a livello internazionale o anche a livello locale che hanno comunque un orecchio teso in quelle che sono le variazioni ambientali a livello globale, che devono lavorare con la conservazione a livello globale, perché appunto il nome non è un dettaglio, conservazione global change include i cambiamenti climatici globali, include le estinzioni a livello globale, include pure gli impatti sulla biodiversità o le specie aliene. Oggi questi sono fenomeni che non possiamo più relegare alle convenzioni internazionali, ai governi che
si occupano di questi temi. Oggi anche i governi locali devono avere dei tecnici, dei riferimenti scientifici, dei professionisti che conoscono questo tema perché stanno su un treno in cui esiste una politica concertata a livello europeo e a livello locale. Oggi si parla tanto di distribuzione di fondi europei, no? Su aspetti green. Ecco, l'intercettare questi fondi significa prima di tutto capire di queste tematiche. Riuscire a stare su un treno come quello del Green Deal o degli obiettivi dell'Agenda 2030 significa avere un naturalista che si occupa di questi temi e può naturalmente dare degli indirizzi politici anche alle agenzie o ai governi locali e nazionali. Apre anche una nuova porta sulla ricerca, ovviamente. Sempre. Il naturalista avrà sempre la possibilità di fare ricerca, di insegnare nella scuola, di lavorare nelle strutture di divulgazione. È fondamentale questo aspetto perché è un po' la collocazione lavorativa a livello tradizionale. I naturalisti sono molto vocati per la divulgazione e anche per fare ricerca. Abbiamo delle eccellenze nella ricerca naturalistica in Italia e questo è un aspetto che non vogliamo perdere. E quali sono quindi le differenze sostanziali tra il vecchio percorso in scienze naturali e il nuovo che si sta insediando attualmente? Le differenze sono collocate al secondo anno, quindi ci saranno degli insegnamenti non curriculari che tutta la corte degli immatricolati dovrà seguire e sostenere gli esami, tra questi evoluzione e filogenesi animale, evoluzione e filogenesi vegetale, ecologia del paesaggio e geomorfologia. Poi cambia nel senso che la geologia applicata e la mineralogia, per esempio, rimane nel percorso tradizionale, mentre nell'aspetto curriculare verrà sostituito da insegnamenti molto più specifici, per esempio rischi di estinzione a livello globale, cicli geobiochimici, oppure distribuzione delle patologie, oppure relative al cambiamenti climatici globali. Quindi, diciamo, i curricula si articolano dal secondo anno conservando questa radice comune che viene non curriculare del primo anno. Questo cambiamento della triennale e della magistrale da quando avverrà? Da quando avverrà? Dal prossimo anno, quindi dal 22-23, considerando che se le differenze sono collocate al secondo anno saranno attivate nella corte che si iscriverà naturalmente al secondo anno, quindi stiamo parlando del 23-24. La cosa importante però da dire è che tutti gli esami a scelta e gli esami opzionali, quelli a fini integrativi, relativi ai nuovi curricula, saranno immediatamente disponibili, anche per quelli del primo anno e anche quelli di altri percorsi formativi. Quindi attiveremo immediatamente gli a scelta e gli opzionali. Quelli naturalmente caratterizzanti nel percorso formativo si dovrà aspettare al secondo anno. Per quanto riguarda gli studenti triennali, di qualsiasi triennale, chi può accedere diciamo, a questa nuova magistrale in scienze naturali o in generale alla magistrale in scienze naturali? Naturalmente i triennali di riferimento di cui abbiamo parlato, scienze per la natura e per l'ambiente, senza alcun debito formativo. Tutti gli altri, biologi per esempio, o da veterinaria, possono accedere, ma naturalmente gli saranno prescritti dei debiti, che possono essere tanto dei colloqui quanto invece degli esami in debito, a seconda della distanza che esiste tra la loro triennale e la magistrale in cui si iscrivono. Considerate naturalmente che un biologo può iscriversi a scienze naturali magistrale, però deve colmare quelle che sono le competenze di scienze della terra che a biologia non si fanno, e noi necessariamente dobbiamo chiedere di colmare queste competenze, ripeto, o con dei colloqui o con degli esami in debito, prima ancora di sbloccare l'immatricolazione a scienze naturali. Ed esiste un voto minimo della triennale? Assolutamente no, chiunque può iscriversi tranquillamente senza nessuno sbarramento sui voti minimi. Ok, e per quanto riguarda invece l'albo nazionale? Gli albi professionali sono un bell'argomento che impiegheremo molto tempo. Io dico soltanto quella che è una mia considerazione. Sono uno strumento abbastanza anacronistico, abbandonato in gran parte dell'Europa e che noi italiani continuiamo a conservare. Questa è la prima cosa strana. I naturalisti sono già riconosciuti a livello professionale in molte delle procedure di valutazione di impatto ambientale
ma non esiste un albo professionale, anche se possono iscriversi all'albo professionale degli agrotecnici o dei biologi junior. Questa è un contentino per il naturalista. Io non penso che la collocazione professionale di un buon naturalista debba passare dall'iscrizione a un albo, sinceramente. E poi sto notando un movimento che è abbastanza anche fastidioso, il fatto che gli albi professionali, o meglio, i professionisti di altre discipline si stanno rendendo conto che le tematiche ambientali, che le competenze in termini di biodiversità o di ambiente sono importanti. E cosa si fa? Non è che si dice, ok, allora riconosciamo ai naturalisti una loro competenza professionale. No, si tenta di inserire in professionisti diversi dai naturalisti le competenze ambientali. Così si fanno dei pasticci, tipo un biologo che si occupa di materie ambientali senza capire niente di geologia o di geomorfologia, o un agronomo che si occupa di cose non sue. Ecco, la competenza ambientale adesso e la cultura in termini ambientali è qualcosa di importante, ce ne stiamo rendendo conto a spese dell'umanità. Allora, se già esiste un percorso culturale, formativo, che si occupa di questa competenza, se vogliamo giocare con gli albi, riconosciamoglielo. Altrimenti non cerchiamo di costruire delle chimere di altre figure culturali che non hanno nulla a che vedere col percorso organico, ben fatto e ben strutturato di un naturalista. Al di là degli albi professionali, come un naturalista viene riconosciuto a livello istituzionale? Il naturalista a livello istituzionale è già riconosciuto. Dobbiamo convincerci noi. Nelle procedure di valutazione di impatto ambientale è necessaria la firma del naturalista nello studio di impatto ambientale. Nelle piante organico di molti parchi nazionali è previsto già il naturalista, come in molti bandi di reclutamento. Non dobbiamo svenderci, fondamentalmente. Dobbiamo capire che la nostra professionalità deve essere gestita come un patrimonio, come dei talenti. Noi di ASNO abbiamo avuto la fortuna appunto di avere in anticipo queste informazioni che lei ci ha appena dato sulla nuova triennale magistrale. Quando saranno invece possibili da osservare sul sito web del Dipartimento di Biologia? Sì. Ogni nuovo percorso che modifica il regolamento, in Federico II come in altri Atenei, segue una procedura ben precisa, naturalmente, e tra le altre cose passa per il presidio di qualità di Ateneo, che valuta tutte quante le cose, come sono state fatte, le motivazioni della variazione e le pertinenze. Adesso siamo nella fase, di dialogo con l'ufficio, con il presidio di qualità, che a breve ci darà l'autorizzazione a poter divulgare. Non lo facciamo perché aspettiamo proprio la letterina che dice ok, va tutto bene, lo avete scritto e concepito bene. E quindi per questo, non lo divulghiamo ancora sui siti, ma entro l'estate cominceremo già a fare l'orientamento. Prof, un messaggio che vuole trasmettere ai futuri naturalisti qual è? È quasi sempre lo stesso quello che dico io. Fate le cose con passione, conoscendo però la serietà e la professionalità di un naturalista. Fatele con passione perché questo non vi fa faticare, non vi fa sforzare, non rende sgradevole il vostro lavoro. Vi svegliate la mattina facendo una cosa piacevole, vi svegliate bene, siete contenti di fare quello che fate, e affrontate e siete capaci di superare qualsiasi cosa. Affrontate le sfide con molta facilità, facendo le cose con passione, con gioia, divertendovi. Ma nello stesso tempo non va mai persa di vista l'aspetto culturale e professionale. Perché il naturalista non conosce solamente come cantano gli uccelli o come nuotano le balene o va a guardare i lupi. Il naturalista conosce bene la statistica, la fisica, la chimica. Le basi culturali devono essere solide. La professionalità, la capacità di essere sempre aggiornati su quello che è la cultura naturalistica è fondamentale. E poi questo condito, come ho detto, dalla passione lo rende sicuramente più gradevole. E non vi preoccupate se oggi si possa pensare che altre figure professionali hanno una minore o maggiore collocazione lavorativa. Noi guardiamo alle statistiche. Le statistiche dicono cose ben diverse, che oggi quando c'è crisi lavorativa c'è crisi un po' per tutti. Non esistono dei mestieri che se la passano bene o se la passano male, nelle stagioni appunto di vacche magre. E quindi tutti devono sforzarsi per trovare un lavoro, devono faticare per trovare una collocazione lavorativa.
E beh, se bisogna comunque farlo ed il mestiere piace, io penso sia naturalmente conveniente. Quindi non bisogna mai demordere, non bisogna mai mollare e cercare appunto di una nicchia lavorativa capace di far esprimere quella che è anche la vostra indole. Perfetto, prof. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità e speriamo presto di vedere i frutti di queste... Anch'io spero presto di vedere i frutti. Grazie a voi e grazie a tutti.